Signor Bruno Bellarosa, complimenti per la nuova realtà che rinasce. Sì. Ci dica com'è l'idea e il lavoro e la preparazione. Allora, l'idea diciamo che nasce dal fatto che noi abbiamo un punto vendita che è quello di Madonna Alta, che ha una sua clientela storica ma che ha un format totalmente diverso, in quanto nasce come spaccio aziendale, ora è diventato diciamo sì il nostro punto vendita, ma non ha affiancata la caffetteria, quindi abbiamo ritenuto di soddisfare le esigenze di nostra clientela affiancando alla qualità dei nostri prodotti una caffetteria di qualità e per dare un servizio ancora più completo per i nostri clienti. Quindi diciamo l'idea nasce da questo, un completamento di quello che era già una nostra offerta. Il locale abbiamo comunque cercato di curare al massimo ogni aspetto, sia a livello architettonico, sia a livello proprio anche di scelta di quelli che sono i prodotti che poi andiamo ad offrire, quindi dal caffè, dal latte, le materie prime sono sempre, come tutti i prodotti della pasticceria Piselli, di una qualità molto alta. Per il girasole una nuova attività si è insediata, tra l'altro come dire un'attività molto particolare, molto speciale, che sicuramente può essere anche da traino per tutto il contesto del girasole. Ovviamente non possiamo che ringraziare la Tedesco Group e quanti hanno voluto questo tipo di nuova attività. Come abbiamo visto nella risposta di oggi, sicuramente c'era attenzione di fronte a questo evento, la speranza è che questa struttura insieme a tutte le altre che la circondano possa continuare a vivere al di là dei momenti eccezionali dell'inaugurazione. Non si può proprio.